Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia Insieme. Oggi è il mercoledì 30 di giugno del 2021 e noi stiamo qui per continuare la lettura della parola di Dio. Durante questa puntata noi leggeremo due capitoli della parola, il capitolo 16 e il capitolo 17 del libro di Prima Samuele, Parola del Signore. Il Signore disse a Samuele, «Fino a quando farai cordoglio per Saul, mentre io l'ho rigettato, perché non regni più sopra Israele? Riempi d'olio il tuo corno e va, ti manderò da Isai di Betlemme, perché mi sono provveduto un re tra i suoi figli». Samuele rispose, «Come posso andare? Saul lo verrà a sapere e mi ucciderà». Il Signore disse, prenderai con te una giovenca e dirai, sono venuto a offrire un sacrificio al Signore. Inviterai Isai al sacrificio, io ti farò sapere quello che dovrai fare e tu ungerai per me colui che ti dirò. Samuele dunque fece quello che il Signore gli aveva detto e andò a Betlemme. Gli anziani della città gli andarono incontro turbati e gli chiesero, vieni in pace? Ed egli rispose, pace, vengo a offrire un sacrificio al Signore, purificatevi e venite con me al sacrificio. Fece anche purificare Isai e i suoi figli e li invitò al sacrificio. Mentre entravano, egli pensò vedendo Eliab, certo, l'unto del Signore è qui davanti a lui. Ma il Signore disse a Samuele, non badare al suo aspetto né alla sua statura, perché io l'ho scartato. Infatti il Signore non bada a ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo. L'uomo guarda all'apparenza, ma il Signore guarda il cuore. Allora Isai chiamò Abinadab e lo fece passare davanti a Samuele, ma Samuele disse, il Signore non si è scelto neppure questo. Isai fece passare Samma, ma Samuele disse, il Signore non si è scelto neppure questo. Isai fece passare così sette dei suoi figli davanti a Samuele, ma Samuele disse a Isai, il Signore non si è scelto questi. Poi Samuele disse a Isai, sono questi tutti i tuoi figli? Isai rispose, resta ancora il più giovane, ma è al pascolo con le sue pecore. Samuele disse a Isai, mandalo a cercare, perché non ci metteremo a mangiare prima che sia arrivato qua. Isai dunque lo mandò a cercare e lo fece venire. Egli era biondo, aveva dei bei occhi e un bell'aspetto. Il Signore disse a Samuele, alzati, ungilo perché è lui. Allora Samuele prese il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli. Da quel giorno lo Spirito del Signore investì Davide. Poi Samuele si alzò e se ne tornò a Rama. Lo Spirito del Signore si era ritirato da Saul e uno spirito cattivo permesso dal Signore lo turbava. I servitori di Saul gli dissero, ecco, un cattivo spirito permesso da Dio ti turba. Ordini ora il nostro Signore ai tuoi servi che stanno davanti a te, di cercare un uomo che sappia suonare l'arpa. Quando il cattivo spirito permesso da Dio verrà su di te, l'arpista si metterà a suonare e tu ti sentirai meglio. Saul disse ai suoi servitori, trovatemi un uomo che suoni bene e conducetelo qui. Allora uno dei giovani prese a dire, ho visto un figlio di Isai, il Betlemita, che sa suonare, è un uomo forte, valoroso, un guerriero, parla bene, è di bell'aspetto e il Signore è con lui. Saul dunque inviò dei messaggeri da Isai per dirgli, mandami Davide, tuo figlio, che è con il gregge. E Isai prese un asino, caricò di pane un odre di vino, un capretto e mandò tutto a Saul per mezzo di Davide, suo figlio. Davide arrivò da Saul e si presentò a lui ed egli si affezionò molto a lui e lo fece suo scudero. Saul mandò a dire a Isai, ti prego, lascia Davide al mio servizio, perché egli ha trovato grazia agli occhi miei. Or, quando il cattivo spirito permesso da Dio veniva su Saul, Davide prendeva l'arpa e si metteva a suonare. Saul si calmava, stava meglio
e il cattivo spirito andava via da lui. Prima Samuele capitolo 17. I Filistei raccolsero i loro eserciti per combattere e si radunarono a Soco, che appartiene a Giuda, e si accamparono tra Soco e Azeca, a Efes Damim. Saul e gli uomini di Israele si radunarono anche essi e si accamparono nella valle dei Terebinti e si schierarono in battaglia contro i Filistei. I Filistei stavano sul monte da una parte e Israele sul monte dall'altra parte. In mezzo a loro c'era la valle. Dall'accampamento dei Filistei uscì un campione di nome Goliat di Gat, alto 6 cubiti e 1 palmo. Aveva in testa un elmo di bronzo, indossava una corazza a squame che pesava 5.000 sicli di bronzo. Portava delle gambiere di bronzo e un giavellotto di bronzo dietro le spalle. L'asta della sua lancia era robusta come un subbio di tessitore. La punta della lancia pesava 600 sicli di ferro e colui che portava il suo scudo lo precedeva. Egli dunque si fermò e, rivolto alle schiere di Israele, gridò: «Perché uscite a schierarvi in battaglia? Non sono io il Filisteo e voi dei servi di Saul? Scegliete uno dei vostri e scenda contro di me. Se egli potrà lottare con me e uccidermi, noi saremo vostri servi. Ma se io sarò vincitore e lo ucciderò, voi sarete nostri sudditi e ci servirete». Il Filisteo aggiunse: «Io lancio oggi questa sfida a disonore delle schiere di Israele. Datemi un uomo e ci batteremo». Quando Saul e tutto Israele udirono queste parole del Filisteo, rimasero sgomenti ed ebbero gran paura. Or, Davide era figlio di quell'uomo e fratello di Betleme, di Giuda, che si chiamava Isai. Questi aveva 8 figli e al tempo di Saul era vecchio, molto avanti negli anni. I 3 figli maggiori di Isai erano andati alla guerra con Saul. Essi si chiamavano Eliab, il primogenito, Abinadab, il secondo, e Samma, il terzo. Davide era il più giovane. I 3 maggiori ebbero seguito Saul. Davide partì da Saul e tornò a Betlemme a pascolare le pecore di suo padre. Intanto il Filisteo si faceva avanti mattina e sera. Si presentò così per 40 giorni. Un giorno Isai disse a Davide, suo figlio: «Prendi per i tuoi fratelli quest'efa di grano arrostito e questi 10 pani e portali presto ai tuoi fratelli nell'accampamento. Porta anche questi 10 formaggi al comandante del loro migliaio, vedi se i tuoi fratelli stanno bene e riportami un segno da parte loro». Saul ed essi, con tutti i suoi uomini di Israele, stanno nella valle dei Terebinti a combattere contro i Filistei. L'indomani Davide si alzò di buon mattino, lasciò le pecore a un guardiano, prese il suo carico e partì con Isai, che gli aveva ordinato. Appena giunse al parco dei carri, l'esercito usciva per schierarsi in battaglia e alzava il grido di guerra. Israeliti e Filistei si erano schierati, un esercito di fronte all'altro. Davide lasciò al guardiano dei bagagli le cose che portava e corse alla linea di battaglia. Appena la raggiunse, chiese ai suoi fratelli come stanno. Mentre egli parlava con loro, ecco uscire dalle file dei Filistei quel campione, quel Filisteo di Gat, di nome Goliat, ripetendo le solite parole, e Davide le udì. Tutti gli uomini di Israele, alla vista di quell'uomo, fuggirono davanti a lui, presi da gran paura. Gli uomini di Israele dicevano: «Avete visto quell'uomo che avanza? Egli avanza per coprire di vergogna Israele. Se qualcuno lo uccide, il re lo farà molto ricco, gli darà sua figlia ed estenderà la casa del padre di lui, esenterà la casa del padre di lui da ogni obbligo in Israele».
Davide, rivolgendosi a quelli che gli erano vicini, disse: «Che si farà dunque all'uomo che ucciderà il Filisteo e toglierà questa vergogna a Israele? Chi è questo Filisteo, questo incirconciso che osa insultare le schiere del Dio vivente?» La gente le rispose con le stesse parole di prima, dicendo: «Si farà questo e questo a colui che lo ucciderà». Eliab, suo fratello maggiore, avendo udito Davide parlare a quella gente, si accese d'ira contro di lui e disse: «Perché sei sceso qua? A chi hai lasciato quelle poche pecore nel deserto? Io conosco il tuo orgoglio, la tua malignità del tuo cuore. Tu sei sceso qua per vedere la battaglia». Davide rispose: «Che ho fatto ora non era che una semplice domanda». Poi, allontanandosi da lui, si rivolse a un altro facendo la stessa domanda e la gente gli diede la stessa risposta di prima. Le parole che Davide aveva dette furono sentite e riportate a Saulo, che lo fece venire. Davide disse a Saulo: «Nessuno si perda d'animo a motivo di costui. Il tuo servo si batterà con quel filisteo». Saulo disse a Davide: «Tu non puoi andare a batterti con quel filisteo, poiché tu non sei che un ragazzo. Egli è un guerriero fin dalla sua giovinezza». Davide rispose a Saulo: «Il tuo servo pascolava il gregge di suo padre e talvolta veniva un leone o un orso a portar via una pecora dal gregge. Allora gli correvo dietro, lo colpivo, gli strappavo dalle fauci la preda e se quello mi rivoltava contro, lo afferravo per le mascelle e ferivo e l'ammazzavo. Sì, il tuo servo ha ucciso il leone e l'orso. Questo incirconciso filisteo sarà come uno di quelli, perché ha coperto di vergogna le schiere del Dio vivente». Davide soggiunse: «Il Signore che mi liberò dalla zampa del leone e dalla zampa dell'orso mi libererà anche dalla mano di questo filisteo». Saul disse a Davide: «Va e il Signore sia con te». Saul rivestì Davide della sua armatura, gli mise in capo un elmo di bronzo e gli fece mettere la corazza. Poi Davide cinse la spada di Saul sopra la sua armatura e cercò di camminare perché non aveva ancora provato. Allora disse a Saul: «Non posso camminare con questa armatura, non ci sono abituato», e se la tolse di dosso. Poi prese in mano il suo bastone, si scelse nel torrente 5 pietre ben lisce, le pose nella sacchetta da pastore che gli serviva da bisaccia e con la fionda in mano si dirisse verso il Filisteo. Intanto avanzava il Filisteo avvicinandosi sempre più a Davide, mentre il suo scudiero lo precedeva. Quando il Filisteo vide Davide, lo disprezzò perché egli non era che un ragazzo biondo e di bell'aspetto. Il Filisteo disse a Davide: «Sono forse un cane che tu vieni contro di me con un bastone?» E maledisse Davide in nome dei suoi dei. Poi il Filisteo disse a Davide: «Vieni qua e darò la tua carne in pasto agli uccelli del cielo e alle bestie dei campi». Allora Davide rispose al Filisteo: «Tu vieni verso di me con la spada, con la lancia e con il giavellotto, ma io vengo verso di te nel nome del Signore dell'esercito, del Dio delle schiere di Israele che tu hai insultate. Oggi il Signore ti darà nelle mie mani e io ti abbatterò, ti taglierò la testa, ti darò oggi stesso i cadaveri del deserto dei Filistei in pasto agli uccelli del cielo e alle bestie della terra. Così tutta la terra riconoscerà che c'è un Dio in Israele. E tutta questa moltitudine riconoscerà che il Signore non ha bisogno di spada né di lancia per salvare, poiché l'esito della battaglia dipende dal Signore ed Egli vi darà nelle nostre mani». Appena il Filisteo si mosse e si fece avanti per avvicinarsi a Davide, anche Davide corse verso la linea di battaglia contro il Filisteo. Mise la mano nella sacchetta, prese una pietra e la lanciò con la fionda e colpì il Filisteo in fronte. La pietra gli si conficcò nella fronte ed egli cadde
con la faccia a terra. Così Davide, con una fionda e una pietra, vinse il Filisteo, lo colpì e lo uccise, senza avere spada in mano. Poi Davide corse, si gettò sul Filisteo, gli prese la spada sguainata, lo uccise e gli tagliò la testa. I Filistei, vedendo che il loro eroe era morto, si diedero alla fuga. Allora gli uomini di Israele e di Giuda si alzarono, lanciarono il grido di guerra e inseguirono i Filistei fino all'ingresso di Gat e alle porte di Ecron. I Filistei feriti a morte caddero sulla via di Saraim fino a Gat e fino ad Ecron. I figli di Israele, dopo aver dato la caccia ai Filistei, tornarono e saccheggiarono il loro accampamento. Davide prese la testa del Filisteo e la portò a Gerusalemme, ma ripose le armi di lui nella sua tenda. Quando Saul aveva visto Davide che andava contro il Filisteo, aveva chiesto ad Abner, capo dell'esercito, «Abner, di chi è figlio questo ragazzo?» E Abner aveva risposto, «Com'è vero che tu vivi, o re, io non lo so». Allora il re disse, «Informati di chi sia figlio questo ragazzo». Quando Davide tornò, dopo aver ucciso il Filisteo, Abner lo prese, lo condusse da Saulo. Egli aveva ancora in mano la testa del Filisteo. Saul gli chiese, «Ragazzo, di chi sei figlio?» Davide rispose, «Sono figlio del tuo servo Isai di Betlemme». Parola del Signore. Quando noi vediamo i giganti davanti a noi e magari umanamente non abbiamo le risorse per affrontarli, ricordati che è il Signore che è con te. Non guardare la grandezza del gigante, guarda il Signore che è con te. Lui combatterà per te, ti darà tutto quello che è necessario. Confida nel Signore. Non abbiate paura. Io non devo avere paura. La paura è la più grande menzogna che esiste. Noi dobbiamo confidare nel Signore. Questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Io ti aspetto domani perché noi possiamo continuare a leggere la parola. Dio ti benedica nel nome di Gesù.